qualche controllo in più per insomma stare tranquilli in questo parcheggio? Sì, come no, serve. Perché di notte si esce hai un po' paura. Il ritrovamento del cadavere dell'uomo senza fissa dimora sulle scale della scuola Cesalpino ha riportato all'attenzione il degrado che da sempre avvolge l'area dell'ex caserma Cadorna, nonostante qualche piccolo intervento di riqualificazione dove ora sono collocati i posti auto per i residenti. Le palazzine abbandonate e i numerosi anfratti favoriscono la presenza di tossicodipendenti, spacciatori e di chi vive ai margini. La sera c'è un po' di confusione in effetti quando ritorno tardi, però... sono un po' di movimentini strani, però non è che mi soffermo tanto, ecco, tiro dritto e lascio l'auto e vengo via. Mentre il sindaco Ghinelli ha annunciato che una pattuglia della polizia locale inizierà proprio da Piazza Fanfani la sua ronda mattutina antidegrado, abbiamo voluto sentire la voce di chi frequenta quotidianamente la zona. Più controlli potrebbero aiutare, meno magari controlli a vedere se ci sono le auto fuori sosta, queste cose qua, invece badare più all'ordine, che sarebbe molto più utile. Ecco, invece di vedere 100 vigili che stanno a guardare se noi del centro storico se abbiamo la macchina nel carico e scarico, che magari si facessero dei giretti qua piuttosto che in centro, dove la sera comunque, cioè, un po' ti devi guardare intorno, ecco.